Ed eccoci qua per l'ultima sera del Festival degli Antichi Suoni, edizione 2019, ventesima edizione, quindi andiamo a scoprire le novità e i segreti di questa ultima serata che si preannuncia ricca di importanti esibizioni e avvenimenti. Benvenuto ufficiale alla terza e ultima serata del Festival degli Antichi Suoni, ventesima edizione, fate un forte applauso, fatevi un forte applauso. Ti sei meritato un premio, sindaco, non so se lo sapevi. Sì, l'abbiamo voluto premiare, mi dispiace che non c'è Giancarlo De Vita perché il festival quest'anno ha compiuto 20 anni e il sindaco attuale, adesso Adriano De Vita era sindaco 20 anni fa e insieme a tanti altri ragazzi ha istituito, ha creduto in questa manifestazione, quindi questo è per te sindaco, un applauso. Sì, allora un'edizione bellissima, questa che ricade proprio nel ventesimo anniversario, il ventesimo compleanno del festival. Ieri sera è stata una serata fenomenale. Ho visto molto preso, chiamando indietro la scaletta, vabbè, ci sta pure. Sì, perché siamo passati poi all'1:30 all'altro palco a Piazza 19 Agosto, non ti dico l'immagine da sopra al palco, vedere migliaia e migliaia di persone è stata una cosa che mi ha colpito profondamente e non ti dico l'emozione perché sai che non è facile proprio andare su un palco, però questa edizione la porteremo veramente nel cuore e speriamo che questa sera sarà un'altra bellissima serata, lo sarà sicuramente. Questa edizione, diciamo, io ho vissuto la prima serata, la seconda ieri che sicuramente è stato il clou e ho visto dalle immagini, dalle foto e da ciò che mi hanno raccontato, io purtroppo proprio per la dimensione artistica che vivo non c'ero perché ero a suonare a Palinuro. E presumo che sia stata una bellissima edizione, l'affluenza delle persone c'è stata, il palco ha presentato degli artisti validi. Abbiamo avuto la punta con Eugenio Bennato, d'accordo, insomma, è uno degli esponenti storici di questo genere.